Ancora una sconfitta per l'Alma Juventus Fano, che perde anche al cospetto di una cittanovese che fa il compitino e grazie a Bomber Skhandour porta a casa meritatamente l'intera posta. Ancora una volta un Fano spuntato che fa fatica a segnare e che è dietro il gol puntualmente lo prende. 4-4-2 per gli uomini di Omiccioli, ancora una volta contestato dai tifosi per tutta la gara. Nella cittadinanza invece è un 3-5-2 con i mobilissimi Skhandour ed Ancona davanti a creare più di una preoccupazione. Non c'è Morbiducci nella cittadinanza, nel Fano Cicino in coppia con Stefanelli, Nodari in panchina non al meglio, al pari di Sassaroli. Subito al quinto con la Civitanovese, con l'ex Sulmona Spigonardi che solo davanti a Ginestra non dà danni comunque al Fano. Al undicesimo minuto c'è il gol di Skhandour che si gira molto bene e scarica sul secondo palo, davvero un gran bel gol per l'attaccante ex San Benedettese e Lucchese, e fulminio vantaggio rosso-blu. Festa tra gli spalti dei quasi 100 tifosi giunti da Civitanova. Sedicesimo, reazione Fano con Antonioni da sinistra, Cicino fa un velo per Stefanelli, palla alta sopra la traversa, ancora Fano al ventesimo con Cicino che alza un po' troppo la mira, la palla termina ancora alta. Ventitreesimo, azione tamburizzante dell'Alma con Antonioni che viene murato in corner, il tempo si chiude con una gran punizione di Diamanti, la palla fa la barba al palo e Ginestra si arrabbia davvero tanto con la sua difesa. Il secondo tempo si apre subito con il Fano, pericolosissimo, è tutto un altro Fano. Al secondo catafesta si superava su Antonioni. Terzo minuto, Lunardini, tiro cross, Stefanelli non ci arriva per un niente. Ottavo minuto, ancora Stefanelli che si girava ma il suo tiro terminava a lato, insisteva l'Alma, era un buon momento questo. Nono minuto, Antonioni da sinistra e ancora Stefanelli anticipato sul più bello. Primo cambio di mister Omiccioli alla decimo, entrava Sassaroli, usciva un pur positivo Favo. Quattordicesimo, Stefanelli si girava bene ma veniva murato ancora una volta il corner. Ventiduesimo, il direttore di gara, il signor Di Cairano di Ariano Irpino, approssimativa alla sua prova, vedeva un contatto in aria granata e decretava il calcio di rigore tra le poteste granata. Skhandour era glaciale e regalava ai suoi il 2-0 e doppietta personale. Ginestra era spiazzato. 26esimo, Stefanelli metteva giù per Antonioni, catafessa, si salvava ancora in corner. 30esimo, le provava tutte mister Omiccioli, forse in maniera tardiva entrava Sciba al posto di un comunque positivo Antonioni. 32esimo, c'era l'espulsione diretta di Spigonardi, brutto fallo su Lunardini, seppur già ammonito il numero 11 ex Sulmona veniva direttamente fatto uscire con il cartellino rosso diretto. 34esimo, era ormai la disperazione, Lunardini uno degli ultimi comunque a mollare, calciava alto dalla distanza. 35esimo, entrava Nodari per fatica e al 37esimo Clemente metteva un cadeau in aria che né Stefanelli né Cicino riuscivano ad arrivare all'appuntamento del gol. Un brutto Fano, un Fano che dopo il brodino di fermo a questo punto torna in zona playoffs. Serve assolutamente una sterzata, altrimenti davvero la stagione dell'Alma può prendere una piega davvero brutta. Nella Civitanovese tutti bene, una squadra arcigna, una squadra che fa leva su un'ottima difesa, e davanti Skhandour ed Ancona sanno come fare male.